Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Giornale di bordo, data stellare 9529.1. E a questo punto, come nasce il gruppo? A questo punto, a uno di voi, io partirei dall'altro, guarda. Come nasce questo gruppo e soprattutto questo quest'eco che probabilmente non è vuoto? Come nasce quest'idea e come si sviluppa questo gruppo poi? Ok, allora il gruppo nasce in realtà come una personale forma di psicoterapia nella fase iniziale. Come sono un po' troppo pigro e anche almeno prima ero un po' più povero di adesso per permettermi un professionista o uno psicoterapeuta o una psicoterapeuta, ho cominciato a scrivere un po' di cose qua e là nel corso degli anni. Quindi questa cosa è stata nella mia testa, diciamo, da fine 2019, inizio 2020, poco prima del primo lockdown, avevo già più o meno cominciato a stabilire nella mia testa un po' di cose. La cosa poi è rimasta un po' ibernata per un annetto o due, fino a quando non ho cominciato a dire, vabbè, ma sai che ti dico, c'ho un bel po' di materiale, ma se coinvolgessi altre persone compatibili con la mia visione e cominciassi un attimo a portarlo un po' più seriamente. E allora mi sono ricordato di Martina, vabbè, io e lei ci conosciamo da diversi anni, abbiamo già avuto progetti insieme di vario tipo, poi magari dopo ne parleremo. Quindi la prima a cui ho pensato è stata lei. Avevamo già un altro progetto che purtroppo non è andato benissimo per via della disponibilità delle persone, ma anche questa è un'altra storia. Quindi l'ho brutalmente riciclata e le ho proposto, ma ti va di fare questa cosa insieme? E lei ha accettato. Quindi ho detto, ok, cantante trovata. Ora resta almeno un tastierista o una tastierista. Chi suona il basso e la batteria. E qui partono le ricerche miracolose, che praticamente non mi ricordo nemmeno come l'ho trovato Francesco Schiavone, che è il nostro bassista. Passaparola, esatto, Instagram proprio, ma ero proprio alla ricerca su qualsiasi canale virtuale o analogico possibile. E alla fine ci siamo fatti un caffè una volta. Lui non si è mai scomposto, ha detto, guarda, se non parto per dove devo partire, non mi ricordo cosa doveva fare in quel periodo, ci sono. Ha detto, ok, diciamo bassista mezzo trovato, dai, vediamo un po' come va. Tastierista idem, che si chiama anche lui Francesco, i due Francesco del gruppo, Francesco Schiavone al basso e Francesco Stefanelli alle tastiere, li ho trovati esattamente nella stessa maniera, passaparola sui social, fino a quando non mi hanno passato dei profili e li ho contattati tutti e due, e ci siamo fatti un caffè o qualcosa. Ma quindi io ci sono stato passato da qualcuno. Sì, ma non mi ricordo da chi. Allora, sono curioso. Questa cosa andrà ricostruita dalla... Oh, salutiamo il gatto di Francesco. E poi l'ultimo, più difficile da trovare, è stato il batterista, perché veramente ne ho cercati tanti, ho suonato, ho fatto un po' di jam con molti di loro, e ho sempre trovato, io ti giuro, posso scrivere un libro senza fare nomi, di tutte le persone veramente assurde che ho trovato. Ma del tipo che, tanto per i vari esempi, dico solo questo, guarda, sto cercando un batterista. Ah sì, io sono la batteria, così qua. Ah, perfetto, ti va se ci vediamo, mi fai sentire qualcosa di tuo, in modo che capiamo un po' come ci possiamo interfacciare. Sì, però ti devo dire che c'è un problema. Quale? Non c'ho la batteria. Potrebbe essere un problema, dai, non te lo nascondo. Se non hai la batteria, un mezzo problema ci potrebbe essere. No, ma io, sai, sono nato col senso del groove, quindi mi dai una sedia, mi dai, non so, uno sgabello, due bacchette, anche due bacchette del ristorante cinese o giapponese, del sushi, io ti suono qualsiasi cosa. Ok, perfetto. Un rumorista più che un batterista.
E poi qui l'illuminazione mi è venuta un giorno mentre pensavo a un po' di esperienze fatte e mi sono ricordato che avevo un amico con cui avevo già collaborato in passato che si chiama Luigi, non sapevo se suonasse o meno ancora, però l'ho ricontattato, ci siamo fatti una birra nel mio paese, Ruvo, e ho detto, sai che ti dico, l'idea mi piace un sacco, aveva letto i testi, glieli ho dovuti tradurre un attimo per capire un po' tutto, e disse, dai, facciamo così. Ora è giugno, era luglio più o meno, avevo depennato tutti i membri, ho detto ok, ci vediamo ad agosto-settembre, proviamo un po' di volte e vediamo che succede. E così più o meno ci siamo trovati ad agosto-settembre e abbiamo cominciato a suonare, già con un minimo di repertorio, cioè le cose che avevo condiviso con gli altri e un po' di cover proposte. E qui è come siamo nati, a macchinetta. Da settembre in poi ci siamo messi con una certa costanza. Settembre di quest'anno, del 2021, l'anno scorso. A questo punto a Martina chiederei, perché questo nome a questo punto? Oh vai, rispondi tu apposta. Allora, in realtà Hollow Echoes è un paradosso, perché non possono esserci echi nel vuoto il suono non può esistere. Qui ovviamente Francesco... Sa molto più di me di fisica, anzi io sono decisamente negata, però vabbè, secondo le mie conoscenze è così, confermo. Ecco, e quindi ci piaceva l'idea comunque di questo paradosso, di questo eco, che questo suono che in realtà non può esistere. E quindi forse qualcosa di un po' vano, che però ci piace comunque fare, ecco. A questo punto parlerei del primo EP che presentate, che poi è il nome del gruppo. Prima cosa, a questo punto a Francesco, questo genere, soprattutto in sdoganare col fatto che non bisogna essere tanto il fatto arrangiamento italiani, ma sdoganare il fatto che bisogna essere più internazionali e dare un linguaggio inglese che pochi utilizzano, forse perché noi italiani siamo un pochettino ignoranti sul fatto delle lingue, però utilizzare l'inglese probabilmente vi sdogo, cioè questo cambiamento, il passaggio che a livello internazionale è più che nazionale. Vabbè, i testi in realtà sono stati per lo più idea di Walter e di Martina, quindi diciamo è stata principalmente loro la scelta di impostare tutto in inglese, ma alla fine penso che sia una cosa che comunque viene spontanea nel momento in cui ci si ispira ad ascolti che sono fondamentalmente anglofoni. Cioè anche a me personalmente, se capita di scrivere qualche testo o dare qualche titolo ai miei progetti, mi viene spontaneo farlo in inglese, perché sono sempre stato abituato ad ascoltare musica in inglese, a leggere testi in inglese, anche proprio a studiare la musica, magari, che ne so, banalmente, con qualche tutorial su YouTube, sempre in lingua inglese. Quindi alla fine mi viene naturale come linguaggio, cioè mi viene naturale adoperarlo come linguaggio, insomma. Poi l'inglese magari rispetto all'italiano, essendo una lingua che è più semplice grammaticalmente, forse anche un po' più, cioè si presta un po' di più al discorso musicale, perché diciamo che personalmente penso che permetta di scrivere testi in maniera un po' più spontanea, mentre invece l'italiano comunque c'è tutta una serie di regole di concordanza, di coniugazione, di verbi, di nomi, eccetera, eccetera. E infatti non per niente, diciamo che il cantautorato italiano è molto più complesso da quel punto di vista rispetto a quello inglese. Ma comunque, insomma, penso che sia stata una scelta quasi spontanea, che proviene un po' dai nostri ascolti, più che una cosa fatta con un'intenzione ben precisa, poi non so appunto perché gli autori sono gli altri due, insomma. E a questo punto la domanda nasce spontanea. In questo caso possono rispondere sia Walter che Martina. Da cosa traete ispirazione questi brani? Come nascono l'ispirazione? Da cosa traete
E poi come, alla fine poi in realtà come sono sviluppati, perché l'idea di base è una, ma poi il risultato finale è un altro, a volte capita. Quasi sempre capita. Rispondo io o rispondi tu? Rispondi tu, è meglio. Martina, riflette sempre su di me le risposte, di modo che sono io quello che si mette avanti. Allora, una domanda complessa, provo a riassumere, perché prima ho fatto un rispostone veramente lungo. Allora, concordo con Francesco per quanto riguarda il fatto degli ascolti in inglese o comunque internazionali, che comunque influenzano il modo anche in cui, secondo me, tu pensi alle volte, anche a livello proprio di parole, di sensazioni, e il fatto che l'inglese è sicuramente più breve, anche se non nascondo che ci sarà probabilmente qualche piccolo esperimento anche in italiano, perché comunque è una lingua che, oltre ad essere la nostra lingua, apprezzo particolarmente, che ha tutta una storia alle spalle che mi piace molto. Detto questo, i brani, in realtà, quelli dell'EP sono principalmente quelli che avevamo e che avevo io nel, diciamo, in una piccola cartella del computer, scelti un po' fra quelli un po' più completi o quelli un po' più dark, diciamo, come sensazione. Sono nati letteralmente, la maggior parte di loro non dovevano nemmeno essere canzoni, devo essere sincero. Questo progetto, come ho detto, per me era una sorta di terapia, quindi quelli erano solo testi buttati lì senza alcun proseguio, ma proprio senza un fine ben specifico. Quindi in realtà sono stati presi ispirazione dal momento, tipo ricordo che Kronos, che è l'ultima traccia del nostro EP, l'ho scritta una mattina di maggio del 2019, ed è l'unica che è partita col testo e musica insieme. Ho avuto questa rara cosa di scrivere tutto in una mezz'oretta, almeno la base della linea melodica e di quella armonica. Tutto il resto invece sono partite prima come testi, quindi avvenimenti, sfoghi, una sorta di diario, poesie, non lo so nemmeno io cosa, è difficile da spiegare, e poi sono state musicate da me mesi dopo, con più calma, e poi presentati agli altri. E di lì in poi c'è tutto un processo che si fa insieme. A me non piace considerarmi in alcun modo né il leader, né il paroliere, né niente di tutto questo. Sono semplicemente una persona a cui piace esprimersi e piace condividere le mie idee con gli altri. Dopodiché, quello che succede con gli altri è difficile per me da spiegare, e qui o risponde Martina o risponde Francesco, che succede. Così non sentite sempre la mia voce che è noiosa. Allora, diciamo che per quanto riguarda i testi, almeno finora la mia funzione principale è stata un po' quella della correttrice di bozze, nel senso che diciamo, mi piacciono molto le lingue, quindi sono, diciamo, ho un buon livello di inglese e lui sottopone le sue idee a me per insomma vedere un po' se ci sono errori o se un concetto si può esprimere in modo migliore, ecco, usando la lingua. Però in realtà, cioè, diciamo, i concetti principalmente fino ad adesso sono stati tutti scritti da Walter. Noi abbiamo, diciamo, aggiunto quello che potevamo anche dal punto di vista musicale, quindi diciamo che lui ci ha dato le sue idee e da quelle poi ognuno ha aggiunto quello che credeva potesse arricchire la canzone o comunque il brano, eccetera. Una domanda era quella che nascono prima i testi, nascono prima le parole, nascono insieme la musica, ma in realtà chiaramente Walter mi ha risposto, ma io invece a questo punto la modifico e vi faccio questa domanda: è più facile aggiungere parole in un testo, e come nella trap che ci sono 50.000 parole per dare un concetto, poi, oppure è più facile sintetizzare e rendere più facile, cioè dare risalto alla musica con le parole ben precise e studiate al momento giusto? Aspetta, mi sono perso un pezzo per colpa della connessione. Puoi ripetere la domanda? Dicevo, è più facile, questo punto te la sintetizzo, è più facile a me aggiungere parole in un testo oppure estrapolarle, cioè rendere un testo sintetico ma efficace
dando risalto anche a parte musicale del brano. Secondo me, però questa è un'opinione personale, io non sono assolutamente nessuno per dirlo, è più facile arricchire ulteriormente il testo e aggiungere parole in modo da delineare meglio l'immagine che tu hai in mente. Magari ti faccio un esempio, hai un'immagine X in mente, vuoi descriverla. Più parole usi, matematicamente parlando, meglio questa descrizione, gli altri possono leggerla e capirla. Però è funzionale, dipende dal contesto, secondo me. Se fai appunto qualcosa di molto verboso, come può essere rap, trap o anche qualcosa di strano come gli walkie-talkie, la butto lì, più parole diciamo aggiungi, meglio è. In altri, secondo me, è più difficile ovviamente sintetizzare il concetto, specie se vuoi essere un po' vago, poi vuoi avere più interpretazioni, però al tempo stesso secondo me sei più efficace, nel senso che secondo me è più misterioso e anche più bello da sentire una serie di frasi brevi che hanno più interpretazioni, che ti devi costruire un'immagine, è come se io voglio aprirti una finestra, voglio farti vedere qualcosa del mio mondo personale, ma ti apro una piccola finestra e tu da questa finestra non puoi vedere tutto, puoi vedere una piccola porzione, il resto sei costretto a immaginarlo, a interpretarlo, a fare un po' quello che vuoi, ed è quello che secondo me mi piace, che cerco anche di fare, dando spazio ovviamente anche alla musica, essendo io principalmente un musicista. Poi vabbè, non so come mi sono trovato a scrivere linee cantate o meno, perché odio la mia voce, però questa è un'altra storia, ecco. Quindi cerco sempre un equilibrio fra i due mondi. E invece l'emozione che vi ha generato, una volta finito l'EP, che l'avete comunque presentato, la reazione che la gente l'ha ascoltato e è rimasta sorpresa, qual è la vostra sensazione che avete provato nel dire ecco questo è il nostro lavoro e nelle reazioni che poi sono state successivamente alla presentazione? Risponda qualcun altro prima di me, se no diventerà l'intervista in cui parlo solo Walter. Vabbè, allora diciamo che ha avuto più successo di quanto ci aspettassimo. Cioè, almeno che la maggior parte di noi si aspettassero, perché effettivamente tutti quegli ascolti su Spotify e anche le visualizzazioni su YouTube banalmente, non ci aspettavamo di averne così tante, sinceramente. Che dire, siamo stati davvero felici del fatto di, cioè, che una cosa in cui ci abbiamo messo così tanto lavoro, in cui diciamo Walter soprattutto, ma anche noi, ha espresso così tanto di se stesso, abbia riscosso tutto questo successo, e speriamo che questo porti a qualcosa e non sia soltanto diciamo una cosa che rimarrà lì, ecco. Francesco? No, io sostanzialmente sì, concordo, cioè, anche perché per me è, diciamo, era la prima comunque esperienza di registrazione, di pubblicazione seria, perché ho un altro gruppo che sono i Prometeo, tra parentesi, nel momento pubblicità, però con loro diciamo che finora abbiamo ho avuto modo di registrare solo un paio di brani, non ho ancora avuto modo di partecipare a una registrazione seria in studio, come invece ho fatto qui con gli Orloecos, quindi diciamo che per me è stato un po' un battesimo, quindi a maggior ragione sono stato contento di vedere che comunque la gente ha risposto positivamente, che abbiamo avuto occasione di suonare in giro, di farci apprezzare sicuramente. E avete suonato già dal vivo? Ne abbiamo fatti circa una decina, abbiamo chiuso la prima parte, stiamo cercando prima di tutto di partire dalla nostra zona che è la Puglia, quindi ci siamo fatti più o meno un po' di provincia di Bari e di Taranto fino alla prima settimana di giugno, dopodiché sia per ricaricarci, visto che letteralmente da aprile, da quando abbiamo pubblicato il nostro primo singolo, Your Smell Was the Drug, momento spam, che trovate su YouTube, su Spotify, eccetera, eccetera. Veramente sono stati 2 mesi di fuoco, dall'8 aprile fino alla prima settimana di giugno.
Quindi poi Martina è partita per la Scozia per un progetto, Erasmus Plus, e il nostro batterista pure è partito la settimana dopo per, non mi ricordo dove è andato, in Toscana, se non ricordo male. Quindi abbiamo approfittato di queste due settimane per cercare di ricaricarci e organizzare, stiamo anche adesso continuando a organizzare cose, in particolare concerti, la seconda parte del nostro piccolo tour in Puglia, ovviamente per lo più al di fuori dalla provincia di Bari, per dai, continuare a girare il più possibile. E c'è una cosa in particolare che stiamo cercando di organizzare a metà luglio, di cui non vi lasciamo troppi dettagli. Speriamo che venga su una bella roba, sicuramente. E sarà anche sul cercheremo anche di dare un po' di valorizzazione al territorio in cui viviamo, perché dovrebbe essere una cosa fatta sulla Murgia, che è un territorio bellissimo e caratteristico della nostra regione. Quindi quello sicuramente è in programma, oltre a tanti concerti. E ovviamente, se qualcuno dovesse mai vedere questa intervista e volesse passarci nomi di club, posti in cui suonare, può assolutamente contattarci dai nostri social o su Instagram, dove gli pare, ecco. Così cerchiamo di girare ancora il più possibile, perché il nostro obiettivo principale adesso sarà quello di suonare dal vivo, ogni minima occasione. Ci piace farlo, ci è piaciuto fare il disco, ma come ha detto Martina prima, non vogliamo che muoia lì e vogliamo anche divertirci. Poi suonare dal vivo, la cosa bella è che ogni concerto è diverso. Abbiamo fatto concerti normali, fra virgolette, in cui noi suoniamo, magari c'è un gruppo a spalla, da soli, quello che è. E poi stiamo organizzando uno spettacolo con una ballerina, Amber Amoruso, sempre una nostra amica, che sulla nostra musica si esibisce con uno spettacolo di body painting con la vernice fluorescente. Quindi è tutta una cosa molto bella da vedere e credo molto nel concetto proprio di unione fra le arti. E questo è il nostro piccolo esperimento. Facciamo musica sperimentale, quindi è giusto che sperimentiamo anche quando si tratta di concerti o spettacoli, perché no? E l'emozione che si prova, che avete provato la prima volta che siete stati lì in palco, mostrando, presentandovi come gruppo, ma soprattutto presentando la vostra musica, la reazione che avete sentito quando davanti avete avuto la famosa quarta platea, che nel teatro si chiama quarta platea, ma è il pubblico davanti, che inizialmente è stato in silenzio, ma poi quando ho cominciato a sentire la musica si è lasciata trascinare, che vi è rimandato quell'energia che voi stavate trasmettendo. Che emozioni avete provato? Che sensazione avete provato? Lì secondo me è stato un po' strano, perché il nostro primo concerto, correggetemi se sbaglio, è stato a novembre dell'anno scorso, quindi dopo 2 mesi scarsi che stavamo provando il nostro materiale, ad Acquaviva delle Fonti, che è un altro paese vicino al nostro, circa vicino. Abbiamo azzardato questo concerto perché era la serata di presentazione dello studio di registrazione del nostro tastierista, lui fa parte di una specie di collettivo, dove ad Acquaviva appunto c'hanno una sala di registrazione che offre vari servizi, sala prove e tutto il resto, e quella era la serata inaugurale. Allora lui ci ha detto: ma volete suonare? Presentiamo il progetto in piazza a novembre, con tutto anche un po' il freddino che a me piace, essendo un uomo del nord. Io: ma dai, perché no? Sarà azzardato, però le cose azzardate ci piacciono. Poi avrei avuto l'occasione di vedere Francesco Schiavone con la sciarpa, quindi ho detto: a maggior ragione, facciamolo. E abbiamo suonato 4 pezzi, mi sa 3 inediti, una cover. Abbiamo chiuso con una cover dei King Crimson, rifatta in maniera strana, ma non diciamo altro che è meglio, perché i King Crimson penso si rivolterebbero nella tomba, almeno anche se sono ancora vivi, si rivolterebbero nella tomba comunque a pensarci, perché abbiamo trasformato la parte finale in una parte pseudo trap, quindi a noi piace sperimentare, a me in particolare piace fare queste stronzatine, scusami il termine. E ricordo che l'impressione generale fu molto bella, poi chiudiamo il concerto così, nessuno se l'aspettava, e partì l'applauso e gli dissi: ok, secondo me sta cosa è stata azzardata, però funziona, mi ha lasciato qualcosa. Almeno questa è l'impressione che ho avuto io, poi Martina e Francesco magari ci condividono le loro. Però io ricordo di aver finito il concerto con questa parte trap alla cover, e ho detto: ok, mi sento soddisfatto di quello che ho fatto. Martina, qual è stata? Ma soprattutto quando siete scesi al palco, a questo punto a Martina e
Francesco, quando siete scesi dal palco, la gente che vi ha salutato vi hanno fatto domande, vi hanno chiesto autografi? Qual è stata la sensazione di dire ho rilasciato il mio primo autografo? Non ci credo. No, non è ancora successo. Non è successo. Personalmente no. No, autografi non ancora, speriamo. Stava per succedere a Ruvo quando abbiamo fatto un concerto il 4 giugno, però non avevamo il pennarello, quindi mi dispiace. Anzi, scusa, ah, sì. Giuseppe. Ci hanno chiesto di autografare la copia di un disco, ma purtroppo non eravamo attrezzati perché non ce l'aspettavamo decisamente. Siamo troppo umidi per portarci i pennarelli per autografare i dischi. Tu sei il fan a portarsi il pennarello. Io mi porto dire il pennarello, e quando incontro la band, ragazzi, firmatemi. Qualcuno ha detto, ma scherzi? No, io voglio l'autografo. Quindi, a questo punto, chiudiamo un pochettino il circolo. Obiettivi futuri? A chi risponderà? Silenzio. Non ci sono... Va bene, dai, rispondo io, ho capito, va così. Io cerco di non prendere il sopravvento. Sicuramente, come ho detto, stiamo finendo di programmare la seconda parte del tour in Puglia. E io sinceramente poi vorrei anche farmi un'esperienza fuori dalla Puglia, quello che capita, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni, quello che riusciamo a organizzare. Sto già mandando un po' di mail, condividendo un po' di contatti anche con un mio amico della Toscana per organizzare più in là qualcosa. Quindi sicuramente l'obiettivo di questi mesi sarà suonare in più occasioni possibili. Poi sicuramente l'altro è sviluppare nuovo materiale. Tra l'altro anche Francesco ha inviato del materiale per la prima volta e l'ha condiviso, e sono super contento di questo. Avevo già cominciato a lavorarci su. Scrivere quella cosetta in italiano dove tutti mi odieranno perché Martina odia cantare in italiano, ma io questo esperimento lo voglio fare. Poi vedremo come andrà a finire. E poi sistemare ancora meglio lo spettacolo che noi facciamo con la ballerina Amber Amoruso, che a me piace un sacco. E vorrei un attimo portarlo a un livello successivo da un punto di vista proprio visivo, quindi vorremmo sicuramente lavorare con lei e trovare spazi dedicati, perché purtroppo questo spettacolo non si può fare ovunque, ma c'è bisogno di almeno 2 caratteristiche, un po' di spazio per lei giustamente, oltre a quello concesso a noi per suonare, e poi delle luci particolari, quindi io vorrei dividere un po' la nostra attività live in 2 settori: quello che facciamo noi, quindi solo concerti, e quello che possiamo fare, concerto più questa performance, che è una cosa che mi piace molto. E poi chissà, non so se la prossima roba che faremo sarà un altro singolo, un altro EP, un album addirittura. Sono molto al campo, molto alla giornata, quindi vediamo un po'. Allora, come nasce il video e qual è l'idea del videoclip? Ok, allora, il videoclip nasce per raccontare un po' la storia dietro alla canzone, che è una storia molto personale. Quella canzone risale a novembre del 2020. Racconto un po' un'esperienza personale con una ragazza, di cui non farò il nome ovviamente. Scrissi di getto quel testo senza volerne fare assolutamente niente. Poi l'abbiamo ripreso, non so nemmeno io perché all'inizio non mandava tantissimo, però poi gli altri mi hanno convinto, ho detto no, ma suona bene il brano, è figo, possiamo usarlo. Ok. Facciamolo diventare il singolo, perché sì. Cercavamo quindi, io e Martina, di ricreare... Io mi sono affidato anche un po' alle sue scelte estetiche, perché io sono sicuramente meno bravo, direi, da quel punto di vista, per ricreare un po' questa narrativa. Quindi vedere un po' che effetto faceva mischiare le nostre riprese in cui suoniamo a una sorta di storytelling non lineare, in cui quindi ci sono le inquadrature alle parti del corpo che vi evocano sensazioni, odori, è tutto basato sulla sensualità nel senso etimologico del termine, quindi sui sensi, quindi gli odori, la vista e tutto il resto. Quindi abbiamo cercato un po' di rendere in pochi minuti tutto questo che io vi evoco nel testo, quindi tutte le sensazioni sensoriali appunto. Questo è il concept proprio sintetico.
Saluterei Luigi, che è il nostro batterista, e Francesco, o Frank se preferite, che è il nostro tastierista, che non sono qui con noi, ma sono in un posto migliore, cioè uno probabilmente a dormire e l'altro a studiare. No, sto scherzando, sono in un posto sicuramente peggiore, soprattutto perché questa intervista è stata molto bella, è stata la nostra prima intervista fatta su Zoom o online, veramente grazie per l'opportunità, quindi un saluto anche a te, con l'augurio di buona guarigione. Niente, il resto dei saluti vi lascio a Martina e Francesco. Dai, dividiamo i saluti in tre parti. Io ho Allora, perso tutto quello che hai detto, quindi no. No, Oh no, no. no, 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 non te la cavi così. Ecco. Quindi non so chi hai salutato già. Vabbè, ha salutato Luigi e Frank. Ok. E ho augurato buona guarigione a Marco, che è a Pietro, che no, ma scusa, Pietro, che è il Covid. Scusa, Marco è il ragazzo con cui. Fun fact, ho parlato con un locale stamattina, si chiamava Marco. Sto dormendo, scusatemi. Vabbè, a questo punto io saluto appunto Marco, non quel Marco, ma Marco Fischetti che è stato il proprietario del Death Star Studio in cui abbiamo registrato e fatto le sessioni di mix e mastering. Solo mix e mastering, abbiamo Solo registrato mix e altre. mastering, Vabbè, ci conosciamo a vicenda qui, siamo che democratici. insomma è un professionista bravissimo e lo ringraziamo molto per il suo lavoro. E anche la nostra fotografa, Luigi Arisola. Che ci ha fatto sembrare gnocchi nelle foto, quindi grazie, perché non lo siamo in realtà. Ne avevamo Almeno io non lo bisogno. sono. Perfetto. Vabbè, i E crediti sono finiti. Ciao no. Marco, non lo so. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.